Buonasera, Luana Trabuio e Giancarlo Bruschini. Vorrei che l'amico attore Damiano Ullman ci dedicasse una piccola lirica per compattare questa introduzione alla serata. Ci fai? Oh, scusa, 75esimo sonetto di William Shakespeare. Sei per la mia mente come il cibo per la vita, come le piogge di primavera sono per la terra. E per goderti in pace conduco la stessa guerra che combatte l'avaro per accumulare ricchezza, prima orgoglioso di possedere, subito dopo roso dal dubbio che il tempo gli scippi il suo tesoro, prima voglioso di restare solo con te, subito dopo orgoglioso che il mondo veda il mio piacere, talvolta sazio di banchettare con il tuo sguardo, poi affamato di una tua occhiata. Non conosco né perseguo alcun piacere se non ciò che ho da te o in te io posso avere. Così ogni giorno soffro di fame e sazietà, di tutto ghiotto e d'ogni cosa privo. Grazie Damiano, resta qui con noi perché potremmo allargarci ulteriormente. Adesso io sempre in questa preparazione di questo arrivo su questo palco di questi nuovi e forse anche vecchi amici, perché Giancarlo mi ha detto che ci conoscevamo già, però non me lo ricordavo, vorrei andare avanti con una presentazione del Teatro di Marcello. Stavo presentando i vari monumenti che sono un po' lo spirito di questo luogo, però non avevo ancora nominato il Teatro di Marcello. Quando il Teatro di Marcello fu definito tale, perché in precedenza era un rudere praticamente inqualificabile e sconosciuto, era solo una parte rovinata di un'antichità che serviva semplicemente a costruire una grande fortezza dei Savelli in questo luogo. Quando gli archeologi decisero, dopo studi, approfondimenti, eccetera, che questo doveva essere sicuramente il Teatro di Marcello, ci misero una targa con scritto Teatro di Marcello. Giuseppe Gioacchino Belli, che in quel periodo cercava di prendere un po' in giro tutti, scrisse un sonetto nel 1836 che parlava di questa definizione archeologica di questo monumento e diceva così: sull'anticaglia a Piazza Montanara ci hanno scritto Teatro di Marcello. Bisogna aver pancotto quel cervello pedina bugiarata così rara. Dove mai i teatri hanno il modello a uso della panza di Callara, dove tengono mai quelle filara dei parchetti di fora come quello. Passino un po' da Pallacorda e Pace, alzino il naso in su, bestie da Soma, studino lì e se faccino capace. Quello era un culiseo, su Ricardei. Sti cosi torni come il culo a Roma. E se sono sempre chiamati Pulisei. Adesso Giancarlo Bruschini ci racconta il suo percorso fino a qui. Brevemente, perché abbiamo il concerto, però in maniera essenziale, credo qualcosa che desideriamo noi tutti quando conosciamo una persona. Benvenuto. Buonasera, rappresento anche un'associazione culturale denominata Estro Verso per la promozione dell'arte e della cultura e gemellata con diverse associazioni a livello internazionale, dai paesi orientali a quelli occidentali. Vado così in questa serata. Mi hanno detto di portare anche qualcosa in francese, dicendo che sicuramente ci sarebbe stato anche qualcuno, magari,
di altre lingue. D'accordo e di concerto con associazioni a livello internazionale si è capito quanto bisognasse denunciare quello che sta accadendo nel mondo. Gli amici dicono e ricordano le parole di Victor Hugo quando diceva che il vero artista deve contenere la somma del pensiero del suo tempo. Viviamo qui oggi in un mondo che è incasinatissimo e l'artista, ma tutti gli esseri umani hanno il dovere di denunciare quello che accade. Intanto inizio con una poesia soft, quindi leggera. Una tempesta di senso. Ho percorso attimi infiniti, sognando il tuo corpo disteso sul mio. Le tue dita come spighe sospinte dal vento in una tempesta di sensi, ed io veliero sui tuoi fianchi, come aratro tra zolle assetate, e nell'attimo di un lampo senza fine coglievo come primizie l'alba e il tramonto, risvegliandomi in un madido pianto, in una cripta di reliquie senza te. Il titolo della successiva è più divertente, e tutti ricorderete quando passavamo ore e ore sui banchi di scuola ad osservare quelle sfere bianche, quei lampadari pieni di mosche e farfalle. Non so se accadeva anche a voi. Quando sui banchi di scuola scrivevamo «Viva la fica!» Col capo chino sui banchi a rivoltare parole, scandendo i secondi della ricreazione, mi attendeva il cesso di un grigio squallore nell'ordine equestre del gran cicerone. Lampadari a palla pieni di mosche e farfalle, dalle finestre le cime di alberi spogli, mozziconi di gesso e un cornetto alla crema, immerso per ore nell'inchiostro dei fogli. Mi perdevo in silenzio nella storia più antica, nel regno indistinto dell'ombra autunnale. Scrivevo sul banco «Viva la fica!» per tornare sui libri di nuovo a sognare.